Perché il Luna Park si chiama così? In molte città durante le feste arrivano le giostre e lungo il percorso verso lo spiazzo dove vengono montate si posizionano delle luminarie colorate con la scritta Luna Park, sinonimo universale di parco giochi. I grandi e i piccoli perché? Perché il Luna Park si chiama così? Questa curiosa espressione fu coniata negli Stati Uniti. Nel 1901, nell'area dell'Expo di Buffalo, nello stato di New York, i due inventori Frederick Thompson e Elmer Skip Dandy installarono un'attrazione chiamata A Trip to the Moon, cioè un viaggio verso la Luna, probabilmente ispirandosi ai romanzi di Jules Verne. Si poteva salire su questa antenata delle giostre attuali pagando $0.50. Una finta navicella spaziale in alluminio da 30 posti si muoveva sotto un gigantesco padiglione costruito apposta, dando l'illusione di staccarsi da Terra e viaggiare nello spazio fino ad atterrare sul nostro satellite, dove ad accogliere i visitatori c'erano degli attori che ne impersonavano gli immaginari abitanti chiamati Selenites. L'astronave era stata battezzata con la traduzione latina di Moon, ovvero Luna, che era anche il nome della sorella di Skip Dandy. Quando nel 1903 l'Expo chiuse i battenti, l'attrazione venne trasferita nell'appena costruito parco giochi del quartiere newyorkese di Coney Island, che, visto lo straordinario successo della giostra elettromeccanica di Thompson e Dandy, venne battezzato Luna Park, proprio in onore di quella geniale invenzione. Il nome si diffuse poi nel resto del mondo per indicare tutti i parchi divertimento in generale. Oggi hai imparato perché il Luna Park si chiama così.